Signori, ci siamo. Ci siamo. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Versione 1.2 di Genshin Impact, ufficialmente rilasciata all'interno di PS4, Android e PC. Ci sono tantissime cose di cui dobbiamo parlare, tantissime cose da discutere all'interno del gioco, ma andiamo con ordine. Ho appena fatto il login, quindi vorrei dare uno sguardo insieme, prima ovviamente di invitarvi in live per giocare, per esplorare e per farmare anche insieme all'interno della nuova regione di Dragonspine. Come potete vedere siamo pieni di punti esclamativi a destra e sinistra con tutte le cose nuove che sono state appena introdotte. Cominciamo a vedere le notices, quindi le notizie all'interno del gioco. Quindi andiamo a vedere un pochettino come, diciamo, come è stato aggiornato. Vediamo effettivamente cosa ci sta proponendo il gioco. Ovviamente tutto ciò di cui abbiamo parlato in questi giorni, tramite sia i video che ho fatto io e i centinaia di video che sono stati realizzati all'interno di YouTube, dove appunto vengono introdotti tutti i nuovi artefatti, le nuove armi e i nuovi personaggi. Versione sempre numero 1.2. Qui ovviamente abbiamo tutte le preview e tutte le cose, gli update, i details, quindi tutti i dettagli che abbiamo avuto, le prime gems che praticamente sono per la compensazione della manutenzione che abbiamo avuto stanotte, altre 300 prime gems per le abilità di alcuni personaggi che sono state fissate, che penso che probabilmente si riferiscono a quella di Zhongli, che c'era un problema, non mi ricordo bene, forse con gli scudi, una cosa del genere. E poi la nuova area di Dragonspine, le nuove meccaniche, le nuove, tutto quello di cui abbiamo parlato in questi giorni, quindi non penso di dovermi ripetere per l'ennesima volta. Altri dettagli, che ovviamente ci sono alcuni fix di bug, le coop e tutto quello che ovviamente, ripeto, sono tutte cose di cui abbiamo parlato, più bug fix eccetera eccetera, di cui siamo stati, diciamo, già informati in precedenza, tutti i vari social dove poter contattare MiHoYo e tutto quello che è. Please follow these steps if you wish to play together with a friend in co-op mode. Playing with other PS4 player, you must first ensure that the PSN accounts of both you and your friend you wish to play with are set of the same country region. Quindi bisogna essere della propria regione, comunque del proprio paese, per poter giocare una co-op, diciamo, accettabile, una co-op tranquilla su PS4. Beh, oddio. Poi, cross-platform con iOS, PC e Android. Must select the server app on login to Genshin Impact. Once you have completed above steps, livello 16, to unlock the co-op. Ah, quindi se ci sono... Vabbè, più che altro è un discorso fatto sulla compatibilità di PS4, perché comunque su PS4, giustamente, il gioco è meno ottimizzato rispetto a una versione PC o addirittura con i nuovi Android che possono fare praticamente tutto. Mail, abbiamo le 300 primo gems, le altre 300 primo gems, quindi in totale 600 primo gems di compensazione. Ok, shop che mi sa che si è aggiornato forse. Ah no, abbiamo un nuovo gift shop, Adventure Tempering Bundle. E poi questo cos'è? Virtuous Share Bundle, che cos'è? Ah, ci sono addirittura le guide qua, i libri. E questo invece? Chains of the Dandelion Gladiator, Lustrous Stone for... Questi mi sa che saranno oggetti, probabilmente. Poi, shop, no, ancora presente, scade in 8 giorni questo, che non vedo l'ora che lo aggiornano per vedere quale personaggio qua 4 stelle mettono.
Speriamo una Soul Close, magari così la possiamo aggiornare. Vabbè, poi qua tutte le altre offerte di cui non stiamo neanche a parlare. Per quanto riguarda il banner, c'è ancora quello di Zhongli? No, hanno già inserito il banner di Albedo. Banner di Albedo che ovviamente sostituisce quello di Zhongli con i personaggi rate up di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Anche il nuovo banner delle armi, mentre invece il banner permanente rimane identico. Un'altra cosa invece di cui dobbiamo parlare e dobbiamo andare a prendere, esatto, guardate tutti i miei personaggi con i punti esclamativi sulla testa. Perché questo? Ovviamente non solo per il fatto che non gli abbia letto le frasi che si concludono, quindi, cioè per le storie che comunque le frasi e tutto quello che succede, ma per questo. Come potete vedere, adesso è possibile ottenere ricompense in base al livello di ascensione del vostro personaggio. Come potete vedere, ogni qualvolta andremo a potenziare il nostro personaggio, riceveremo esattamente delle Aqua Feint. Sì, esatto. Qui non abbiamo nulla. Qui abbiamo un'altra Aqua Feint. Qui abbiamo un'altra Aqua Feint. Per cui riscatto tutte le mie ricompense e ci vediamo per i pool. Eccoci qua. Ho riscattato tutte le mie Aqua Feint accumulate dalle ascensioni e sono ben 32. Quindi direi che è arrivato il momento di pullare. Sì, ragazzi, in questo video vi includo tutte le pull che possiamo fare insieme con le mie Aqua Feint Gems e poi, ovviamente, ne approfitto per invitarvi in live, ovviamente sul mio canale Twitch che trovate in descrizione, per giocare, farmare e stare insieme durante l'esplorazione della nuova versione 1.2. Quindi io direi che è arrivato il momento solenne di pullare. Magari metterò qualche musica in sottofondo da pull, proprio per rendere il tutto un po' più epico. E detto questo, cominciamo.
Devo dire che non è andata male. Abbiamo preso un'altra arma 5 stelle, che ovviamente non è, non lo so, non mi è sembrata tanto OP, però comunque Elemental Mastery, crit rate come statistica, devo ammettere non è affatto male, non è affatto male. Detto questo, ragazzi, ho trovato anche Xinyan. Ho trovato la seconda costellazione di Xinyan che non ho trovato da Zhongli. Pazzesco, pazzesco, che colpo di culo, pazzesco. Per il resto direi che sono andate abbastanza bene. Cioè, dalla singola trovare subito un'altra 5 stelle così, un pochettino mi ha spiazzato, se devo essere sincero. Però va bene, ci siamo goduti le pull, abbiamo visto quello che effettivamente dovevamo vedere. Non mi resta che invitarvi in live, probabilmente giorno 24, ma più nel dettaglio lo specificherò magari domani stesso di mattina farò magari un comunicato o farò direttamente un video dove poi vi inviterò a passare magari il pomeriggio, magari ci facciamo tutto il pomeriggio prima del cenone di Natale tutti quanti insieme. E vediamo effettivamente un pochettino come, diciamo, conciliare il tutto. Detto questo, così ci facciamo anche gli auguri magari live. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video. Buona continuazione di gioco su Genshin Impact. Andate ad esplorare, andate a farmare, andate a fare tutto quello che c'è da fare. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto come sempre in live e ovviamente anche con i prossimi video. Detto ciò, vi saluto e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!